Io sono Likes, The Channel. E nel 2008, con l'uscita di Iron Man, inizia l'enorme impresa dell'universo cinematografico Marvel. Il film di Robert Downey Jr. ebbe un successo immediato, che si è concluso con una scena dopo i titoli di coda che introduce gli Avengers. Kevin Feige, però, il presidente dei Marvel Studios, ha rivelato che un'altra scena fu girata in cui Nick Fury menzionava Spider-Man, gli X-Men e addirittura l'uomo della Universal, o il mostro della Universal, Hulk. Recentemente Kevin Feige ha ricevuto il primo premio agli Stanley World Builder nei Saturn Awards e, quasi come una sorta di premio dopo aver accettato l'omaggio, ha lasciato un video pre-registrato in cui spiega come sarebbe potuta essere la sequenza finale di Iron Man, il suo collegamento con i mutanti e Spider-Man, eccetera. Prima di continuare, ricordati di iscriverti al canale se sei nuovo e attivare la campanella per le notification. Non guardare i video senza iscriverti. Per favore, iscriviti e attiva la campanella, perché così aiuti a sostieni il canale un sacco. Ovviamente tutti i film basati su personaggi Marvel che a quei tempi erano proprietà della Fox o della Sony. Nel video Feige dice: tirammo fuori delle idee da quel film e dicemmo che lo avremmo conservato senza mostrarlo mai a nessuno, spiega Feige nel video pubblicato su Twitter. Lo prendiamo e lo mettiamo su un disco, via. Ma ora sono sul punto di mostrarvi una scena che nessuno aveva mai visto fino ad ora. La scena in questione mostra Samuel L. Jackson nel film di Jon Favreau. Nella scena si vede Nick Fury in piedi vicino alla finestra di casa di Tony Stark, di cui si sente la voce fuori campo. Immediatamente dice a Tony: come se le radiazioni gamma e i morsi dei ragni e i diversi mutanti non fossero sufficienti, adesso devo vedermela anche con un moccioso viziato che non sa giocare bene con gli altri e vuole tenersi tutti i suoi giocattoli per sé. As if gamma accidents, radioactive bug bites, and assorted mutants weren't enough, I have to deal with a spoiled brat who doesn't play well with others and wants to keep all his toys to himself. Who the hell are you? Nick Fury, director of S.H.I.E.L.D. Ovviamente la frase contiene all'interno un bel riferimento a Hulk, Spider-Man e ai mutanti dell'universo Fox. Sicuramente è stata creata per rallegrare un po' i fan e per dimostrare che l'universo Marvel, che l'universo cinematografico Marvel è molto più grande di quanto ci sembri. La cosa più curiosa, ragazzi, è che quando questa scena qua fu creata, l'MCU non esisteva ancora. Niente dell'MCU esisteva ancora, le basi. E nonostante ci fossero film sugli X-Men e su Spider-Man che non appartenevano alla Disney. Anzi, vi dirò di più, ragazzi, secondo me Kevin Feige è un vero visionario. La semplice idea di un universo condiviso in quel momento sembrava assurda, da pazzi. Però oggi la Marvel, come sapete, possiede già i diritti degli X-Men e a breve, secondo me, verrà fuori un bel accordo con la Sony, forse, per recuperare i diritti di Spider-Man, anche se ci portiamo la zaborra, e quando dico zaborra intendo Venom. Una decina di anni dopo, sapete cosa è accaduto? Kevin Feige ha concretizzato quello che nel 2008 sembrava una fantasia, un'illusione. Speriamo che continui così per un'altra decina di anni, magari. Ed è in arrivo la nuova collezione, ragazzi, su Beautiful Halo. Andate a farvi un giro, ragazzi, perché è pieno di roba bella. C'è un'ampia scelta, l'espedizione è gratuita e ci sono gli sconti. Link in descrizione, ricordati che acquistando su questo sito sosterrai il canale The Channel. È tutto per oggi, se ti è piaciuto questo video non dimenticarti di iscriverti al canale e attivare la campanella.